Questa città, come in altre parti d'Italia, il monopolio della forza garantita dallo Stato è la precondizione, diciamo, perché io ho avuto un mio ex alunno che è morto ammazzato 4 giorni fa sotto casa mia nel mio quartiere, voglio dire, queste cose non devono succedere. Poi, detto questo, tutta un esercito civile è già in campo, di insegnanti, di scuole impegnate, di autonomie scolastiche e anche di alleanze nuove come questa tra mondo del lavoro, mondo dell'impresa, mondo delle professioni e scuola, dove si attiva la parte migliore della classe dirigente napoletana, quella che non sta alla finestra a criticare tutto e tutti, ma sa mettersi in gioco, mettere la faccia e lavorare con i ragazzi anche dei quartieri difficili della nostra città.